Bene, ci siamo, grazie a tutti per essere qui a questo evento che ormai sarà il nono decimo evento che ho da quando ho aperto la mia attività 13 anni fa. Oggi appunto come il titolo recita i trucchi per un acquario di successo. Quindi si può avere un acquario bello senza doverci vivere sull'acquario, ma bisogna scegliere il giusto acquario e usare i giusti prodotti e le giuste manutenzioni. Qui ho voluto portare due acquari della ditta Ascol, un acquario che esiste sono non so quanti anni, però comunque il Pur sicuramente compie 10 anni, e il nuovissimo invece Ascol Opera che è in commercio da neanche un mese. Quando scegliete un acquario con un filtro grande, quindi un filtro enorme. All'interno di una colonna filtrante di questo tipo ci possono stare 2 litri di canolicchi, quindi una capacità infinita, spugne, resine, veramente ci sta di tutto. Quindi prima cosa che dovete guardare quando scegliete un acquario, filtro. Più grosso è, meglio è. Non volete il filtro interno? Comprate acquari che possono essere dotati di filtro esterno. Primo discorso, filtro. La luce, beh, in questo caso qua c'è una plafoniera LED di nuovissima generazione, con spettro RGB si chiama, quindi c'è rosso, verde, blu, bianco di due colori, bianco caldo e bianco freddo. Con plafoniere più potenti sarà sicuramente più facile creare planta acquaria, soprattutto avere piante rosse. Per le piante comunque rosse, piante più esigenti, lo spettro RGB, quindi rosso, verde, blu, è sicuramente migliore. Dopo, plafoniere di nuova generazione, sono tutte quelle plafoniere che possono essere comandate tramite un'app esterna o un computerino o un semplice dimmer. Anche quello è un plus per la scelta di quell'acquario lì. Perché? Perché più luce avete, più i valori dell'acqua devono essere perfetti. Meno luce avete, più eventuali errori in vasca li si nota meno. Quindi plafoniere dimerabili, tipo questa, ma anche tante altre, che si può abbassare l'intensità, sono consigliabili. Mi si fa l'obiezione che non potrò mettere piante, se abbasso la luce, piante molto esigenti. Certo, però siccome la platea appunto con cui parlo adesso, comunque il cliente iniziale solitamente non è un esperto, se si ha la possibilità di avere una luce medio-bassa è sempre più facile inizialmente. Dopo, man mano che voi prendete mano con il discorso ecologia, con una plafoniera dimerabile aumentate la potenza, la mettete al massimo e sotto plafoniere di questo genere o altre plafoniere tipo le Twinstar o tipo le Aquatalantis, ci sono un sacco di plafoniere RGB, ci fate crescere delle piante rosse fantastiche. Quindi secondo tema di perché scegliere un acquario e come sceglierlo, guardate che illuminazione ha. E voi dovete già sapere bene o male che tipo di acquario che volete realizzare e che piante vorreste comunque metterci dentro. Perché d'accordo che la plafoniera è dimerabile, ma se non abbiamo plafoniere dimerabili, ma volete comprare un acquario con un bel filtro grande, ma c'è la plafoniera solo on-off, sapete quella plafoniera c'ha, oppure chiedete a noi quanti watt fa, che piante si possono mettere, in base a quello scegliete le piante. Ecco. Se scegliete invece plafoniere, acquari con plafoniere dimerabili o plafoniere dimerabili, la potete spaziare in tutto quello che vi piace nel mondo piante. Quindi filtro, luce. Dopo un'altra cosa da tenere sempre in considerazione quando si comprano gli acquari, parlavamo prima di vetri, è lo spessore del vetro. Spessore del vetro e siliconatura del vetro. Questo è un po' un tema un po' difficile che fate comunque fatica magari subito a capirlo, però già guardando lo spessore, se è da 2, 3, 4, 5 mm, capite se è un acquario di qualità, un acquario giocattolo, ecco, passatemi il termine. Però se trovate acquari che non hanno il silicone tra la lastra e la lastra qui sull'angolo, ma hanno solo il silicone interno, sono da scartare assolutamente, perché lì appena un'alga tocca questo e lo fa un attimo alzare, si apre la vasca, ecco. E ci sono diversi casi in commercio di questi acquari qua. Vetro, lampade, filtro. Questo è, secondo me, la base per partire con un acquario che funzioni bene. Se avete qualche domanda, fatela pure, sono qua per rispondere a tutte le domande. Sì. C'è un
sì. Sì, ecco, parlare di pompa all'interno del filtro, perché? Perché non c'è anche un filtro enorme, ma con una pompa che non fa girare la quantità corretta di acqua all'interno della vasca, non serve a niente. Quindi voi sapete che il vostro acquario è, ipotizziamo, 100 litri, tipo questo, una pompa deve essere, una pompa interna deve essere almeno da 500 litri ora. Quindi 4-5 volte il volume della vostra vasca. Se avete un filtro esterno dovete addirittura aumentarlo questa portata. Il filtro è qui per terra. Per andare da per terra a qui ha un, si chiama una prevalenza in termini insomma ingegneristico, comunque c'è un'altezza da vincere. Questa altezza da vincere gli fa perdere potenza e tantissima anche ne perde. Quindi se lì ha 400 litri ora, qui ne ha 200. Okay. Quindi un filtro che potrebbe andare bene per questa vasca qui, messo lì sotto, non va bene. Quindi tanti cosa fanno? Il filtro esterno me lo mettono qua. Ok, certo che si può fare, è completamente antiestetico, cioè almeno io non metterei mai un filtro esterno questa altezza qua. Si fa, di solito si mettono sotto i mobili. Quindi per una vasca da 100 litri si prende un filtro esterno almeno con un 700 litri di... quindi il doppio quasi di quello che comunque viene suggerito dalla casa madre. La pompa, anche qui, importantissimo che la tenete pulita. Perché? Perché meno l'acqua circola in vasca, più avete problemi di alghe. E questo è un dato di fatto. Come pulire le pompe? Le pompe hanno tutte una mascherina frontale che si può aprire, eccola qui. Si arriva a un'elica. Tantissime volte mi si arriva in negozio dicendo la pompa non funziona più, banalmente è perché non l'avete mai pulita, probabilmente perché dove l'avete comprato non vi è mai stato detto che si poteva pulire la pompa. Tutte le pompe in commercio, anche le più schifose, hanno questo rotore e si può aprire assolutamente, perché sennò non si potrebbe fare la pulizia. La pulizia si fa o semplicemente con dell'acqua, o se andate a casa trovate le pompe che sono completamente ricoperte da calcare, la mettete in aceto. Quanto? Mezz'ora. Il filtro fino a un'ora può rimanere senza circolazione dell'acqua. Oltre l'ora assolutamente no, perché oltre l'ora tutti i batteri che vivono all'interno della massa filtrante incominciano a morire, perché come noi esseri umani anche loro vivono se hanno ossigeno, se non hanno ossigeno muoiono. Quindi oltre l'ora no, però in un'ora intanto l'aceto fa tempo a proprio scrostare la pompa. Con uno spazzolino la pulite bene e la rimettete all'interno. La pompa su un filtro interno solitamente è sul vano di destra. Sui filtri, diciamo, vecchio tipo, avete questa scatola nera dove c'è un primo vano, dove c'è il riscaldatore, che è un elemento riscaldante che di solito più o meno si usa sceglierlo un watt litro, quindi 100 litri, 100 watt. Quindi riscaldatore interno, che temperatura impostare negli acquari? Che temperatura avete voi nelle vostre vasche? Base pesci sicuramente, ma mediamente, lasciando stare i discus, 25-26 gradi, 24-27, ok. Allora la temperatura ottimale per non tanto per i pesci, ma per i batteri, perché l'acquario si regge sui batteri, è 24-26 gradi. Sopra i 26 gradi i batteri soffrono tantissimo, quindi si riproducono male e si ha sempre una difficoltà avere una stabilità ai valori. Sotto i 24 gradi, specialmente sotto i 22 gradi, si riproducono pochissimo, perché vanno tipo in una sorta di blocco termico, ecco, quindi vanno in quiescenza e la riproduzione è bassissima. Temperatura va benissimo sui 24-25 gradi, ad esclusione di vasche con discus o in caso serve fare dei trattamenti termici per eventuali malattie. Come si controlla la temperatura in acquario? In questo caso io qua non ce l'ho, ma un termometro è assolutamente d'obbligo averlo in vasca, e controllatelo almeno una volta alla settimana,
Perché? Perché comunque la temperatura e il riscaldatore potrebbe variare. Sbalzi di temperatura repentini nell'arco di una giornata in inverno sono sicure cause di malattie ai pesci, specialmente il littio, che sono quei puntini bianchi fastidiosi. Questo sbalzo termico attiva il littio, cioè non è il semplice raffreddamento che potrebbe essere tra virgolette tollerato, è lo sbalzo. Tante volte anche lo semplice sbalzo, venite a prendervi i pesci in negozio, che sono al caldo, li portate in macchina, andate a casa, si abbassa di 5 gradi la temperatura, partono le malattie. Ecco perché da 13 anni io insisto, ma in 13 anni penso di aver ottenuto pochissimi risultati, di venire in negozio o con box termici, logicamente non enormi, o io ho sempre delle borsette termiche della ditta Befanobi, che fa questa borsetta termica per il trasporto, quindi uno compra i pesci, mette il sacchetto dentro i pesci, li porta a casa e la temperatura rimane uguale. O se uno vuole prendere anche quella, c'è le borse freezer del supermercato che vanno benissimo, cioè per quei mezz'ora di strada d'inverno o d'estate, anche per l'estate tante volte uno non pensa, prende il sacchetto, lo mette sopra il sedile della macchina che è stata al sole per un'ora, che è a 50 gradi, e il pesce si cucina. Ecco, quindi il trasporto dell'animale è di importanza altissima. Tante volte anche noi negozianti siamo additati di vendere pesci malati, che dopo non è verissimo, è verissimo invece il fatto che tante volte sono trasportati male. Cioè io in anni ne ho viste di ogni, anche persone trovate dopo 2 ore al centro commerciale con la borsetta con i pesci dentro, e ho detto sì, e questi cosa, poretti? Cioè, stiamo parlando di animali vivi, quindi voglio farli vivere bene. Quindi, termometrino per controllare la temperatura in vasca. Se diciamo si rompe il riscaldatore, cosa fare? Comprare un altro sicuramente, però quando lo comprate e avete la vasca magari che in inverno è a 15 gradi, 16, 17, insomma quello che è, non portatelo a 25 gradi su una giornata. Un grado massimo ogni 2 giorni circa, alzate piano piano la temperatura e speriamo che littio, soprattutto questa cosa qua che c'è in tutti i pesci, latente, è lì, non si attivi. Se si attiva, dopo bisogna curare il pesce. Vabbè, insomma, ci sono diversi tutorial anche miei dove spiego come curare per littio. Il primo rimedio per non avere pesci malati è curare tantissimo la loro alimentazione. E anche qua, senza che parlo di questo qua che è proprio off topic di oggi, però su YouTube, sul mio canale, ci sono dei video che non sono visti per niente, perché sono tematiche che a quanto pare non ne frega quasi niente nessuno, ma con Lorenzo Tarocchi, che è un ittiopatologo della ditta Greenvet, abbiamo spiegato i cibi appunto da dare per aumentare le difese immunitarie dei pesci. Se la parte 1 vi è piaciuta, la parte 2 sarà ancora più bella. Guardate qui.